Gentili telespettatori, buona giornata. Giorgia Meloni si trova tra, tra due, due calamite. Da una parte c'è un Draghi che è un uomo forte, alza la voce in Europa, fa quello che vuole, spesso e volentieri ascolta sia Salvini che Meloni. Sembra più un governo di centrodestra con due vicepremier, Salvini e Meloni. Uno dentro e uno fuori dal governo. Però, Giorgia Meloni deve incarnare anche l'opposizione e quindi deve eh, criticare il governo. Il sale della democrazia è avere l'opposizione. Nei paesi dove c'è una dittatura c'è una finta opposizione. O l'opposizione è sempre d'accordo e quindi è una finta opposizione o non c'è. Nei paesi democratici, altamente democratici come l'Italia, c'è... La, il sale della democrazia è proprio l'opposizione che ha il compito di criticare quello che fa il governo, di fare le pulci. Hai detto, hai fatto. E quindi Giorgia Meloni, da una parte, apprezza Draghi, ma deve criticare il governo, non può dire va tutto bene. L'opposizione non può essere completamente compiacente, deve sempre trovare qualcosa. E lei trova qualcosa, anche questa volta, dice. Draghi è deludente, comandano PD e 5 Stelle. A me non sembra che comandano PD e 5 Stelle, quelli vivono, vivono nel, nel fantastico mondo di Giuseppe. No? Giuseppe gli sta creando il manuale delle giovani marmotte e poi li vedremo, vedremo cosa combineranno le giovani marmotte con il Giuseppe. No? Beh, poi il PD che comanda il PD, ma l'avete visto, letta, le cavolate che sta dicendo, le priorità lettiane stanno facendo vergognare gli stessi politici del PD. Che, in, intercettati da alcuni giornalisti, ma, ci, ma, che, ma, che, ecco, ma che, che Bip sta dicendo quello, è stralunato, ci sta facendo fare una figura, ma che priorità sono? Quindi c'è un mondo nel PD che realmente critica l'etta, dice, mamma mia, siamo passati da zing a l'etta, veramente un affarone di quelli proprio da affarone da non perdere. E così, cara Meloni, io non credo che comandino PD e 5 Stelle, io credo che comanda Draghi su consigli di tuoi Meloni e di Salvini. Non credo che comandino PD e 5 Stelle. Non lo vedo, sinceramente non lo vedo, poi magari le cose cambiano, magari poi devo dire ha ragione, ma in questo momento io non lo vedo. Giorgia Meloni così non le manda a dire e si scaglia contro il governo Draghi. A suo dire ostaggio di PD e 5 Stelle, dice il governo è più deludente di quanto mi sarei aspettata. Alla prova dei fatti, PD e Movimento 5 Stelle comandano tutti, compreso Mario Draghi, il quale non intende far valere la sua autorevolezza. Volevo andare a votare perché non puoi dare risposte con un governo in mano a PD e 5 Stelle, con questa gente non puoi risolvere i problemi. Su questa ragione, con quella gente non puoi risolvere i problemi, ma quella gente ti creano altri problemi. Forse Meloni dice che non, non ha cancellato il reddito di, di, di cittadinanza eh, che doveva farlo, non ha cancellato il cashback. Eh, C'erano una valanga di miliardi, il cashback vale 5-6 miliardi, il reddito di cittadinanza vale 10 o 12 miliardi all'anno, c'erano 18 miliardi, un'intera manovra economica, un intero scostamento di bilancio che forse Draghi poteva, fa, poteva cancellare queste cose e recuperare questi soldi. Probabilmente Giorgio Meloni si riferisce a questo quando dice eh, comandano loro. Forse è per questo non hanno voluto cancellare il cashback fatto da dal Giuseppi con PD e 5 Stelle, non hanno voluto cancellare il reddito perché se no se cancelli il reddito di cittadinanza i Grillini se ne vanno e potrebbero dare l'occasione anche a Salvini di ritirarsi dal governo e così non avere più i numeri. Ecco. E dice così eh, Giorgia Meloni, con un altro governo saremmo in un'altra condizione. Così Giorgia Meloni, di Fratelli d'Italia, ha... Eh, diritto e rovescio su Rete4. La leader di Fratelli d'Italia ha tuonato anche sul Comitato Tecnico Scientifico, quello che viene chiamato CTS, CTS l'acronimo di Comitato Tecnico Scientifico, e dice così, su CTS c'è K di omertà, non puoi vedere e leggere che cosa dicono nelle riunioni. Viviamo in una democrazia in cui sulla base di quello che dice questo CTS ti danno meno l'autorizzazione di uscire ed essere una persona libera, ma non puoi leggere gli atti del CTS perché non sono pubblici. E poi parla dei vaccini. Cioè Draghi parla delle regioni, ma potrei ricordare al Presidente del Consiglio che lo Stato può... A a sé le competenze. Ha ragione nel merito, perché è vero che ci sono state alcune regioni, come la Toscana, che hanno distribuito dosi con criteri incomprensibili, con giornalisti di 46 anni che sono stati vaccinati, mentre over 80 stanno ancora aspettando, dice la Meloni. E siamo stati i primi a denunciare i furbetti dei vaccini. Mi pare folle che meno della metà degli over 80 non è stato vaccinato. Allora, da quello che posso capire io, Giorgia Meloni dice. Bene Draghi, ci hai ascoltato, sei andato in Parlamento a dire che non è possibile che le regioni stiano vaccinando quelli che loro reputano con priorità, forse perché hanno forza contrattuale e non, non vaccinano gli ottantenni. Quindi Draghi ci ha ascoltato, però dice sì, ci ha ascoltato, ma potrebbe evocare a sé i poteri delegati alle regioni. Sulle vaccinazioni potrebbe... Avocare il potere allo Stato centrale. Quindi lei dice: Questo governo non mi sembra così forte perché Draghi sbatte i pugni, ma poi finisce lì. Ha sbattuto i pugni, se n'è andato e tutto va avanti come prima. Dovrebbe dire alle regioni: Basta voi con i vaccini, ci penso io. Ma la mia valutazione è che probabilmente lo Stato centrale non ha la possibilità di andare così capillarmente a gestire tutto. Tutto. ha bisogno della regione che dice qui ci sono gli ospedali, qui ci sono i medici, qui ci sono gli infermieri cioè senza la regione che dice questa è la situazione, queste sono le strutture questi sono i medici eccetera eccetera probabilmente lo Stato centrale non saprebbe da che parte girarsi quindi eh, deve lo Stato affidarsi alle regioni ma poi le regioni vaccinano chi gli pare e piace eh? insomma Diciamo che è un, è un cane che si morde la coda e la via di uscita non è così semplice da eh, trovare. Io vi ringrazio per avermi ascoltato, vi auguro buon proseguimento di giornata. Chi vuole, tra qualche, eh, diciamo, un 20 minuti, troverà disponibile un altro video qui sul canale. Poi c'è anche Tele Italia Seconda Rete. Vi invito ad iscrivervi anche a quel canale che non costa nulla l'iscrizione. Siamo anche poi, come vi dicevo su Facebook, dove trovate i video che ci sono su TeleItalia e TeleItalia Seconda Rete, dopo qualche ora pubblicati. Grazie nuovamente e buon proseguimento di giornata. Arrivederci a tutti.